político avanzada, estoy todavía con cambio de horario y hemos tenido un trabajo intenso por acá, por estas tierras, desde que llegué. Y ha sido muy reconfortante realmente. Hoy el encuentro, como hablaba el profesor en la universidad, fue excelente. Me dio la idea mejor de cuáles son los prejuicios, los esquemas de valores que a veces hay sobre Cuba. Y quiero comentarles solamente muy brevemente, porque no se puede de alguna manera profundizar demasiado, sobre algunos mecanismos de la censura, de la estrategia de terrorismo mediante Cuba. Sì, allora ringrazio tutti e innanzitutto vorrei dire che sono un pochino stanca perché risento ancora del cambiamento d'orario e anche dell'intensa attività di tutti questi giorni, che è stata comunque sempre molto interessante e culminata questa mattina con questo incontro assai veramente eccellente all'università, in cui si è discusso, si è accennato a varie problematiche, ai pregiudizi e agli schemi di valore precostituiti nei riguardi di Cuba. Quindi io non voglio fare dei discorsi troppo lunghi, mi limiterò ad alcuni commenti, in particolare per quello che riguarda la problematica della censura e delle problematiche che vengono presentate riguardo al cosiddetto terrorismo internazionale. Las investigaciones de Julieto de alguna manera traslucen algunas de las cosas que voy a decir que tienen que ver con el tema de Cuba. Lo hemos visto, lo conocemos a fondo en Cuba y realmente uno de los ejes de su investigación tiene que ver con las dos caras de la moneda que tienen las estrategias de agresión contra nuestros países, que son por un lado el terrorismo mediático y por el otro el terrorismo de Estado. E mi riallaccio anche a quello che ha detto Giulietta Chiesa, perché lui ha trattato di alcuni assi strategici proprio dell'attacco che si fa contro Cuba, che è da un lato il cosiddetto terrorismo mediatico e dall'altro il terrorismo di Stato. Il surgimento di Cuba Debate, il sito in cui lavoro, tiene che ver justamente con questo. Cuba Debate nasce en el año 2003, en un contexto de una de las campañas más feroces contra Cuba, que provino de una escalada de agresión, de subversión contra el país, pero coincide también con el año de la agresión, de la intervención, de la invasión norteamericana contra Irak. Y quindi parlerò anche del Cuba Debate, que es una struttura che è nata nel 2003 in un momento di feroce aumento dell'aggressione contro Cuba, un anno molto particolare perché nello stesso anno non solo è aumentata fortemente l'aggressione verso Cuba, ma anche l'anno dell'aggressione all'Iraq. Se uno studia il contesto politico e mediatico di quello che stava occorrendo, di quello che occorrió la escalada in Iraq, y la compara con lo que estaba ocurriendo, con la escalada que se estaba produciendo contra Cuba, reconocerá la misma estrategia. Se si analizza el contexto y se observa la escalada de la agresión verso l'Iraq e si confronta con la agresión verso Cuba, si vedrà que hanno le stesse caratteristiche. Cuba Debate surgió justamente porque un grupo de periodistas estábamos hartos ya de ver cómo se estaba produciendo esa agresión mediática contra Cuba que buscaba justamente encontrar los pretextos para la intervención en el país. Era una cosa así muy grande. Quindi Cuba Debate è nato da un gruppo di giornalisti che eravamo proprio stanchi di vedere questa aggressione mediatica verso Cuba che cercava appunto di aumentare i pretesti per poter intervenire nei riguardi di Cuba. Lo straordinario è che questo non era nuovo, praticamente dal trionfo della rivoluzione cubana, se uno studia i distinti periodi
del calamiento, de las tensiones y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, encontrará que el patrón es simultáneo, o sea, muy parecido. Sí, una característica de tutta questa situazione è che non si tratta di un fatto nuovo, perché se analizziamo la storia sin dal momento del trionfo della rivoluzione, nei vari periodi l'aggressione degli Stati Uniti e nei riguardi di Cuba ha sempre avuto le medesime caratteristiche. Y el corazón de esa estrategia, desde el año 60 en que comenzó hasta hoy, ha sido el bloqueo o el embargo de los Estados Unidos contra Cuba. E il nucleo di questa aggressione degli Stati Uniti nei riguardi di Cuba, da 1960 a oggi, è stato il blocco o embargo nei riguardi di Cuba. A veces la gente puede pensar que los cubanos vivimos obsesionados con el bloqueo. Si può pensare che noi cubani siamo ossessionati dal blocco o dall'embargo. Pero para nosotros ha sido como llevar eternamente, incluso hay generaciones como la mía, que solamente ha vivido la experiencia del bloqueo, que es como llevar eternamente la piedra de Sísifo, lo único que sin el descanso cuando se cae, te la lleva ahí todo el tiempo. Sì, e alcuni pensano che noi cubani siamo ossessionati da questa problematica dell'embargo, ma in realtà noi la viviamo come un incubo permanente. Ci sono delle generazioni che hanno sempre vissuto in questo contesto, e quindi generazioni come la mia, quindi noi è come se facessimo sempre la fatica di Sisifo, però senza mai riposarci, cioè non è che abbiamo un momento di riposo dopo aver trasportato la pietra, siamo sempre sotto questa pressione. E tampoco a veces se prepara che questo bloqueo non è solo economico, è un bloqueo economico, è un bloqueo finanziario e è soprattutto un bloqueo mediano. E molte volte non si pensa che questo blocco è un vero blocco, perché è totale, non è solamente economico, non è solamente finanziario, ma è anche e soprattutto un blocco mediatico. Un blocco mediatico che a volte si confonde con lo economico. Per esempio, antes di venire per acá, pubblicavamo in Cuba Debate una notizia molto paradigmatica in questo senso. Estados Unidos le ha impuesto una multa de 1.750 millones de dólares a Ericsson, la empresa de alguna manera la más importante de telefonía celular, porque la sucursal en Panamá estaba reparando algunas líneas, algunas redes, algunos equipos de redes para Cuba. A volte questo blocco economico e il blocco mediatico si confondono, perché due aspetti hanno delle ripercussioni reciproche. Poco prima che io venissi qui, noi abbiamo pubblicato una notizia che riguarda il fatto che è stata imposta una multa dagli Stati Uniti, una multa di 1.750 milioni di dollari alla multinazionale Ericsson, che come tutti sapete è una grande società di telecomunicazioni e di reti di telecomunicazioni, perché la filiale di Panama della Ericsson appunto si era permessa di riparare delle reti di telecomunicazioni cubane, e quindi gli Stati Uniti cercano di influire anche su tutti questi meccanismi. Fíjense come si une il bloqueo economico, la sanzione economica contro un'impresa che ha comerciato con Cuba, la sanzione finanziaria e la sanzione mediatica, cioè un'espressione di censura pura e dura, cioè che impediría a Cuba desarrollarsi in questa esfera e in questa tecnologia importantissima per la repressione politica. E quindi ecco che queste sanzioni che vengono imposte sono sia di tipo economico, sia di tipo finanziario, sia di tipo mediatico, e quindi alla fine si configurano come una vera e totale e rigida censura che impedisce a Cuba di essere presente e di svilupparsi nel mondo mediatico. Ahora, si uno hiciera un proceso de abstracción para ver cómo esta censura, además de esto que hemos estado comentando aquí,
se expresa, uno encuentra líneas regulares que se han producido siempre, pero que ahora se ven muy claras, en ese entorno de terrorismo mediático, de exclusión y de censura contra Cuba. E se noi cominciamo a analizzare le caratteristiche di questa censura, vediamo delle linee costanti attraverso le quali si manifesta questo terrorismo mediatico nei riguardi di Cuba. In primo luogo la censura strutturale, o sea, esa de la que nos hablaba Julieto, che silenzia descaradamente hechos y violaciones tan flagrantes como el caso de los cinco, que seguramente ustedes conocen bastante, o que se silencia las expresiones de solidaridad de Cuba. Por ejemplo, apenas el mundo se enteró que durante el terremoto de Haití, los cubanos, los médicos cubanos fueron clave para poder salvar muchas vidas en las primeras 72 horas, y eso ocurre porque los cubanos estaban ahí desde antes, se quedaron, fueron más y aún están allí. De eso nadie se entera. Y así una serie de procesos que sería infinito. O sea, hay una censura estructural que tiene que ver con eso, pero no solo con el silenciamiento. Innanzitutto abbiamo una censura strutturale che, come diceva Giulietto, si sviluppa soprattutto attraverso il silenzio. E il silenzio è un silenzio nei riguardi delle violazioni, è tipico il caso appunto dei cinque che voi conoscete. Le violazioni dei diritti umani nei loro riguardi sono state passate sotto silenzio e quasi nessuno ne sa qualche cosa. Un altro caso di silenzio strutturale, di censura strutturale, è tutto quello che riguarda la solidarietà del popolo e del governo cubano nei riguardi delle situazioni drammatiche del mondo. Tipico il terremoto di Haiti, è stato passato sotto silenzio il fatto che i medici cubani erano già presenti ad Haiti e sono stati tra i primi ad intervenire subito dopo il terremoto, nelle prime 72 ore, e quindi hanno fatto proprio le prime attività di sostegno e di aiuto, e i medici cubani erano lì per aiutare il popolo di Haiti, c'erano prima, ci sono stati durante il terremoto e seguitano ad esserci, e praticamente nessuno ne sa niente. Desde eso hasta el linchamiento mediático de aquellas voces que se solidarizan con algún hecho con Cuba. El ejemplo, uno de los ejemplos más recientes que me viene ahora a la cabeza, es el caso del actor español Willy Toledo, que se le ocurrió simplemente reproducir una información que él sabía de Cuba en el caso de un preso común que murió tras una huelga de hambre hace un año, y al hombre prácticamente lo lincharon mediáticamente. En un momento en que estaban en huelga más de 3.000 presos palestinos en las cárceles israelitas, que nadie se enteró en el mundo que eso ocurrió. Ecco, un'altra caratteristica di questo terrorismo mediatico è, lo potremmo chiamare il linciaggio mediatico. Per esempio, c'è il caso dell'attore spagnolo Guillermo Toledo, che ha fatto un lungo discorso intorno a un detenuto comune cubano che è morto l'anno scorso per uno sciopero della fame, ma si è fatta una gran battaglia intorno a questo caso, e contemporaneamente invece c'erano circa 3.000 detenuti palestinesi nel sciopero della fame nelle carceri israeliane, e di questo aspetto nessuno ha parlato. Hay otra línea perfectamente reconocible, que es el uso de eufemismos y acrobacias lingüísticas. Significa que cualquier persona que emigra es un emigrante, pero si es cubano es un exiliado político. Beh, un'altra caratteristica di questo tipo di aggressione mediatica è l'eufemismo. Cioè, prendiamo il caso semplicissimo dell'emigrante. Qualunque persona che emigra da un paese all'altro è un emigrante. Invece, nel caso di un cubano, si parla sempre di esiliato politico. Un terrorista si pone bombas
en hoteles cubanos o derriba un avión civil, no es un terrorista, es un antitastrista. Un terrorista, per esempio, nel caso che metta una bomba su un albergo cubano oppure su un aereo della Cubana de Aviación, non viene definito terrorista, ma semplicemente anticastrista. Se alguien defiende la rivoluzione cubana desde Cuba, è un oficialista. Se difende, se una persona difende la rivoluzione cubana, stando a Cuba, viene semplicemente definito un ufficialista, cioè uno che è favorevole al governo, basta in modo qui. Però se difende la decisione di Washington del cambio del regime in Cuba, un dissidente. Invece se difende il punto di vista degli Stati Uniti, cioè la sua pressione per il cambiamento di governo a Cuba, in questo caso è immediatamente un dissidente. E così hasta l'infinito. E così ci sarebbero mille altri esempi. Hay otra línea también perfectamente reconocible que es tratar de pasar por pluralismo político el totalitarismo mediático. E un altro aspetto che si cerca di far passare nella maggioranza della gente è il far passare un totalitarismo mediatico come pluralismo politico. Por ejemplo, les traje una cifra que publicó un amigo mío, Santiago Alba Rico, sobre los datos de la primavera árabe, o sea, cómo el país, el periódico, no, el Mundo de España, el diario El Mundo de España, refleja la situación en Túnez y la situación en Cuba, en un periodo de 6 meses. Poi posso portare a citare delle cifre su come appunto si presentano i fatti modificandoli. Cioè, per esempio, ci sono delle cifre che riguardano la situazione della Tunisia e la situazione di Cuba nel periodo di 6 mesi che è stata pubblicata su El Mundo. El Mundo. El Mundo pubblicò in los 6 meses previos alla primavera árabe 5.162 textos sobre Cuba. Todos 5.162 textos sobre Cuba. Todos en temas tremendistas. Parecía que mañana se iba a caer el gobierno y la primavera árabe se iba a instalar y no en Cuba, o sea, en Cuba. Frente a eso publicó solamente 658 noticias sobre Túnez, 8 veces menos que Cuba. Prima della prima fase della primavera araba, il mondo ha pubblicato 5.162 articoli su Cuba, dicendo che Cuba era in una fase pre-primavera, e nello stesso periodo di 6 mesi invece sulla Tunisia, in cui si stava sviluppando effettivamente questo fenomeno di cambiamento, ha pubblicato solamente 658 articoli, quindi 8 volte di meno ha parlato della Tunisia che di Cuba, confondendo quindi le due situazioni. Ah, questo si chiama pluralismo. Questo quindi è un esempio del cosiddetto pluralismo. Por supuesto, otra línea che se riconosce sono le omissioni interessate. Omissioni. Sì, un altro aspetto sono le omissioni volute, interessate. Per tutti questi medios, Cuba è una dittatura totalitaria antidemocratica. Per tutti questi mezzi di comunicazione, Cuba è una dittatura totalitaria antidemocratica. Hai, incluso in questo momento, múltiples artículos, incluso reflexiones. Ayer mismo estábamos viendo unas declaraciones de Dan Rather, el periodista norteamericano, llamando dictadura Venezuela, dictadura Cuba. O sea, eso es muy común. Esta definición de dictadura es frecuentísima. Que ieri leggevo degli articoli di un giornalista americano, Dan Rather, che definisce dittatura sia Cuba che Venezuela. Nadie se enteró en el mundo que en todos estos procesos, ahora hace apenas unos meses, casi 8 millones de cubanos participaron en la discusión de los lineamientos políticos y económicos del país, que son los que definen la estrategia política y económica de Cuba en los próximos 5 años.
una reflexión en la que se emitieron más de 3 millones de opiniones y unas reflexiones a nivel comunitario en todas partes que cambiaron el texto, las dos terceras partes de ese texto fueron modificadas por la opinión popular. Nessuno in questo contesto in cui Cuba è definita come dittatura, nessuno quindi si è reso conto che per esempio le linee guida politiche per le strategie politiche dei prossimi 5 anni sono state discusse a livello popolare e circa 8 milioni di cubani hanno partecipato a queste discussioni, a queste riflessioni e buona parte delle proposte iniziali sono state modificate in base al risultato di tutti questi dibattiti e di queste analisi. Praticamente 2/3 dei testi iniziali sulle linee guida della politica, la strategia politica per i prossimi 5 anni, circa 2/3 sono stati modificati in base ai suggerimenti, alle osservazioni che venivano dai dibattiti popolari. Han sido los cambios económicos más importantes, generales e incluso de incorporación de cierto espectro de la producción de la propiedad privada en el entorno económico de Cuba, una cosa tremenda. Pero somos un sistema antidemocrático. Ecco, in tutto questo dibattito, quindi tutte queste modifiche per della strategia politica per il futuro di Cuba si sono quindi configurati dei cambiamenti economici che sono importantissimi a livello della produzione, a livello della proprietà privata e quindi sono grandissimi cambiamenti che però sono stati etichettati come antidemocratici in ogni caso. E per ultimo, non voglio cansarmi a fumare, hay otra linea importante della quale hablé mucho esta mañana en la universidad, che è la strategia di creare il problema per después Estados Unidos venir con la soluzione. Lo abbiamo visto in Libia, lo abbiamo visto in un montón di paesi, e in Cuba si expresa in praticamente tutti gli ambiti della realtà con queste relazioni tan particolari con Estados Unidos e su politica di aggressione e ostilità in tutti questi anni. E un ultimo aspetto che voglio segnalare è anche il fatto di creare dei problemi in modo poi da proporre una soluzione che viene dagli Stati Uniti. E questa è una cosa che si è vista anche nel caso della Libia, ma che con Cuba si vede tutti i giorni, tutti questi anni, spesso è successo in questo modo e quindi per noi è un problema costante. In Cuba Stati Uniti impidió por décadas el acceso a las nuevas tecnologías y en particular al internet, se ha negado a permitir que Cuba se conecte al cable submarino de fibra óptica que pasa a 15 kilómetros de La Habana, se niega a que tengamos acceso a servicios que son gratuitos para la mayoría del mundo, nos impide el acceso al comercio electrónico, en fin, a una serie de recursos que son vitales hoy para el desarrollo de cualquier país, pero nos da la solución, una internet a la carta para aquellas personas que defiendan los intereses de Washington desde La Habana, que además nos los presentan como periodistas independientes y reciben una tubería de dinero para ejercitar y para tratar de imponer y demostrar, darle un rostro a la retórica agresiva contra Cuba. Gli Stati Uniti usano anche un'altra strategia che è quella di impedire che Cuba possa avere accesso a tutta una serie di meccanismi del sistema mediatico attuale e quindi frenare lo sviluppo di Cuba. Gli Stati Uniti hanno impedito da molti anni l'accesso di Cuba, ostacolato l'accesso di Cuba a internet, per esempio l'accesso all'uso dei cavi di fibra ottica sottomarini che pure passano a 15 km dalla Habana ma che Cuba non può utilizzare. Hanno impedito l'accesso di Cuba al commercio elettronico e ad altri meccanismi che sono vitali per lo sviluppo dei paesi in questa fase. E
e loro proibiscono appunto che Cuba possa svilupparsi in questi settori, però allo stesso tempo offrono una soluzione, diciamo così, personalizzata, cioè l'accesso a internet a singoli personaggi che vengono definiti come giornalisti indipendenti e che sono persone che appunto rappresentano e diffondono dal punto di vista degli interessi degli Stati Uniti e che sono definiti indipendenti ma che sono foraggiati con una barca di soldi. En fin, compañeros, pudiéramos resumir todo esto, así que lo hemos tratado muy rápidamente, con una frase que me gusta muchísimo del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, que él explicaba, o sea, cómo se traduciría esto, o sea, es el objetivo, él consideraba que el subdesarrollo y los elementos que tenían que ver con sostener a las sociedades en estos esquemas, sobre todo en el contexto neoliberal, dependía de dos elementos fundamentales: la desconexión y la pérdida de la memoria histórica. Hacia estos elementos apuntan todas estas estrategias para justificar los crímenes que se cometen continuamente en nombre de la libertad, la democracia, el pluralismo y todo lo demás, retórica que ustedes conocen. Muchas gracias.